Salve a tutti, mi chiamo Alberto Sanseverino e sono un direttore creativo esecutivo che vive a Shanghai. Oggi parleremo di uno dei progetti che ho realizzato lo scorso anno per Tory Burch, la marca di moda statunitense che ha lanciato a Shanghai la collezione Primavera-Estate. L'idea generale che arrivava dal brand era quella di creare un'esperienza immersiva sulla storia di Tory Burch riguardante la sua infanzia. Infatti, quando Tory era piccola, ogni anno viaggiava nel Mediterraneo con i genitori, partendo dall'Italia, andando in Marocco, proseguendo in Spagna e poi in Grecia. In tutte queste vacanze che si svolgevano all'interno di una barca a vela, Tory Burch era molto ispirata da quelle che erano le atmosfere, i sentimenti e la storia d'amore tra i genitori che ogni anno migliorava a livello di contenuti e anche a livello di esperienze. L'idea generale del lavoro è quella di partire da questa storia per ricreare attraverso quello che tutti chiamano comunemente storytelling, l'ispirazione di Tory per la nuova collezione. L'idea generale è quella di creare un pop-up che non sia solamente una scenografia in sé, ma che connetta le persone sia online che offline. Significa che abbiamo dovuto creare uno strumento come quello del H5, o comunemente chiamato mini program, che connette le persone da casa, le invita ad andare online a un site e creare, interagire con tutta l'esperienza. L'idea è quella di creare una mappa interattiva e un passaporto che permette alle persone di partire e su ogni esperienza che fanno, collezionare dei timbri. Alla fine del percorso, questa esperienza multimediale permette alle persone di mostrare i contenuti video, l'interattività online, e alla fine, quando tutti i timbri del passaporto sono stati completati, di ricevere un regalo all'interno dello store di Tory Burch. L'idea della scenografia è basata su due aspetti fondamentali. La prima è l'uso dell'esperienza del viaggio. Siccome ogni anno i genitori di Tory utilizzavano la barca a vela per spostarsi da una nazione all'altra, abbiamo ricreato la scenografia utilizzando i materiali di tessuto originali di Tory Burch. Li abbiamo tagliati in modo da farli sembrare delle vele di una barca ideale. Una volta arrivati alla registrazione, chi li attende è il capitano della nave. Abbiamo così, invece che utilizzare delle hostess e un semplice outfit, disegnato l'abito del capitano di questa ipotetica nave. Una volta che le persone arrivano alla registrazione, quindi sono pronte per salpare in questa nuova esperienza di viaggio con il brand, ricevono la prima stampa. Una volta ricevuta la prima stampa, cominciano il viaggio. Quello che incontrano è la mappa del viaggio. Sulla mappa del viaggio ci sono le memorie dei genitori di Tory e della loro esperienza di viaggio. Una volta fermatesi davanti alla mappa, possono interagire con un album virtuale e così vedere tutte quelle che sono le memorie e le fotografie di questo loro viaggio nel passato. Da questo punto si parte con la prima esperienza. In tutto abbiamo creato quattro esperienze diverse. Partendo dall'Italia, abbiamo ricreato un'esperienza che richiama la Fontana di Trevi.
Perché la Fontana di Trevi? Perché una delle collezioni della primavera-estate è appunto ispirata alle monete d'oro che, come ben si sa, i turisti gettano all'interno della fontana come elemento d'auspicio. Quindi, basandoci su questo, la prima scenografia è ispirata all'auspicio, all'augurio di un bel viaggio nel Mediterraneo. Cosa fanno le persone? Quando arrivano in questa prima stanza, quello che si apre davanti a loro è il libro di viaggio, è un diario di viaggio. All'interno c'è una cartolina della fontana. Utilizzando il loro cellulare e quindi l'applicazione che abbiamo precedentemente accennato, possono in questo modo mandare un messaggio di augurio alla fontana. Una volta che mandano questo messaggio di augurio alla fontana, ricevono una moneta d'oro di Tory Burch, che è la stessa moneta d'oro che il brand ha utilizzato per la collezione. Ricevuta la moneta, toccando lo schermo del telefonino, la lanciano all'interno della fontana. Quindi noi vediamo questa moneta che oltrepassa il cellulare e va a finire all'interno di questa cartolina che rappresenta la fontana in digitale. Dopodiché sul loro cellulare ricevono un messaggio di augurio di Tory che possono postare sui social media. Detto questo, continuano nella loro esperienza in Spagna, dove entrano all'interno di una foresta. Questa foresta è disegnata in base a quella che è la collezione di Tory. In questa foresta ci sono degli uccelli. Questi uccelli rappresentano i pattern della nuova collezione. Cosa succede in questa esperienza? Due persone, idealmente un ragazzo e una ragazza, una volta che accedono all'interno di questa foresta, aprono le mani, un fotografo di fronte a loro, che maneggia una fotocamera digitale, ma in questo caso fatta con tecnologia AR, vedono gli uccelli muoversi da questa ipotetica foresta, posarsi sulla loro mano. Anche questa è un'esperienza interattiva che può essere postata sui social media. Si continua nella terza esperienza, nelle notti a Marrakech, dove tutto è molto arabeggiante e dove le persone possono aprire i vari cassetti di questo ipotetico mercato notturno. All'interno di ogni cassetto ci sono le memorie dei genitori di Tory e l'ispirazione della nuova collezione. Nell'ultima stanza e parte dell'esperienza, finalmente arriviamo in Grecia. Siamo partiti da Roma, che è la prima fase del nostro viaggio, dove parliamo dell'auspicio e dell'augurio che il viaggio si traduca in qualcosa di positivo e stimolante, fino all'ultima stanza che è la Grecia. In Grecia il padre di Tory ha finalmente rivelato il suo amore per la moglie e scritto le sue prime lettere. In questa stanza, quello che vediamo è un tavolo al centro. Sopra il tavolo c'è una macchina da scrivere. Gli ospiti sono invitati a digitare e scrivere appunto la loro lettera d'amore. Una volta scritta la loro lettera d'amore, aprono il cassetto della scrivania e questa loro lettera è stampata sul materiale, sui tessuti di Tory per questa specifica collezione. Dunque, a livello di scenografia, non abbiamo ricreato i templi dell'Acropolis ateniese, ma abbiamo ricreato una stanza che idealmente si ispira al brand e idealmente ricorda quella che è l'esperienza dei genitori di Tory in Grecia. In questa ultima stanza gli invitati ricevono l'ultima
l'ultimo timbro sul loro passaporto digitale. Dopodiché, una volta collezionate le esperienze, si recano all'interno dello store di Tori. Questa è l'ultima parte del viaggio. In questa ultima parte del viaggio, una volta recatisi all'interno dello store, ricevono un regalo. E questo regalo è la travel tag che utilizzeranno per i loro futuri viaggi. A livello scenografico e anche appunto a livello di costruzione, l'idea generale ha subito delle variazioni, cosa che spesso succede all'interno degli eventi, ma tutto sommato la struttura generale è rimasta, dai tessuti alla costruzione all'esperienza digitale. Tutto questo ha portato il brand a creare qualcosa di innovativo, qualcosa che non era stato fatto in precedenza. In genere i pop-up store, che sono delle esperienze tutto sommato commerciali, sono sempre tradotti a livello visuale sotto forma di una scatola. In questo caso abbiamo preferito rompere con la consuetudine del pop-up per creare un'esperienza molto più scenografica, quello che io preferisco chiamare story living. Perché c'è molto da dire sullo storytelling, ma lo storytelling difficilmente si traduce nell'esperienza dello spazio. In questo caso ogni esperienza è concepita con un vero e proprio approccio teatrale, in modo che gli invitati possono veramente interagire con il brand in una maniera molto più creativa. Il risultato è stato molto soddisfacente, molto apprezzato sia dai consumatori che anche dalle riviste di design, e fortunatamente ha anche vinto un premio che è il Windows Wear Awards a New York, e tutto sommato ha cominciato a rompere quelli che sono gli schemi del pop-up store tradizionale. Che dici?